le visite domiciliari valutiamo il paziente quando è il caso di ospedalizzarlo, quando possiamo tenerlo a domicilio, se c'è bisogno di rivalutazione, e comunichiamo di volta in volta col medico curante. Oggi andremo a visitare 7 pazienti, però durante la mattinata possono arrivare segnalazioni dai colleghi che sono rimasti in postazione, che vanno ad aggiungersi all'ammontare delle visite che abbiamo programmate. Allora, mi tiene il mento in su e trattiene un attimino il respiro, va bene? Più che altro mio marito, ma anche mi ero preoccupata un po' per lui, perché comunque la febbre, mal di testa, l'ha presa più in forma più forte. Posso? Ma non gestire, cioè è stata abbastanza gestibile. Poi un po' tutti abbiamo avuto la febbre, per cui ho detto speriamo che qualcuno ce la fa a star su. Abbiamo fatto i tamponi il 17, sì. Però avevamo già avuto i sintomi appunto già dal sabato, però abbiamo preso una tachipirina ciascuno, eccetera, quindi ci siamo ripresi. Ecco, vabbè, mio papà che è più anziano, generalmente lui è quello più debilitato, perché però non ha avuto febbre alte, eccetera. È un lavoro che a me piace tantissimo, perché comunque ogni giorno entri in casa di 10-15 persone diverse, ogni persona, ogni famiglia ha la loro storia, le loro situazioni, per quella mezz'ora sei parte di questo contesto sociale e poi riparti tutto da capo. L'USCA rappresenta un servizio nuovo che è stato creato con questa emergenza Covid, che risponde a diverse esigenze. Il servizio è stato utilizzato in questo periodo di emergenza per seguire a domicilio persone con Covid-19, per eseguire tamponi, sempre a livello domiciliare quando era difficile farlo con altre risorse. È stato utilizzato anche per effettuare tamponi in contesti organizzati come fiere, tendoni, per anche attivare sistemi di telemonitoraggio che permettono di seguire i pazienti al domicilio con telefonate periodiche e con strumenti che sono in grado di rilevare parametri come la saturazione di ossigeno, la pressione arteriosa o altri parametri ritenuti utili per il monitoraggio e la sorveglianza dei pazienti. Allora, mi fate dei bei respiri con la bocca. Mercoledì, mentre stavo portando lì la spesa, che l'ho lasciata lì fuori, è caduto per terra. Mentre quindi io sono dovuto entrare a priori e da lì non mi sono più mosso da qui. Ho fatto il tampone, infatti volevo chiedere alla dottoressa anche, perché se l'ho fatto nei tempi giusti, ma mi sa che l'ho fatto troppo presto. Però vabbè, la preoccupazione, vabbè, lui lo vedo abbastanza, a parte che non mangia, il resto va bene rispetto a quello che ho sentito in giro. Ci sono un po' di rumori come da polmonite, per cui quello che ti dicevo è: programmerei subito con l'ambulanza, perché comunque è fragile, un accesso in pronto soccorso. Okay. Va bene. Allora ve lo chiamo io, prima sento il vostro medico, così lo avviso, se anche lui è d'accordo vi chiamo l'ambulanza che arriva. Allora, sono quadri che apparentemente sembrano tranquilli, ma che in realtà poi con i parametri e la valutazione clinica sono molto fragili, per cui meritano valutazioni strumentali, diagnostica radiologica e laboratoristica, per cui è il caso di programmare l'accesso in pronto soccorso.